Grazie Presidente. La Lega e Matteo Salvini, tutti noi del gruppo, avevamo preso un impegno in campagna elettorale ed era quello di modificare e, se possibile, cancellare la legge Fornero, una legge palesemente ingiusta che era doveroso modificare e sulla quale si doveva però trovare un modello equo, un modello sostenibile, ma soprattutto che rispondesse a una esigenza di giustizia che ci chiedevano i cittadini, che noi abbiamo assunto come impegno e per la quale abbiamo combattuto negli ultimi 5 anni, da quando è stata varata una riforma che ha modificato il modello pensionistico italiano, trasformando un modello che è partito negli anni 80 dalle baby pensioni a un'età pensionabile fra le più alte in Europa. È evidente che si trattava di una riforma ingiusta, quella varata dal governo Monti, che vorrei ricordare non è stata votata dal nostro gruppo parlamentare, che era presente nell'Aula in quei fatidici giorni, rispetto alla quale non c'è stata una manifestazione di protesta significativa da parte del mondo sindacale, che oggi protesta non si sa bene per quali riforme varate da questo governo, e che ricordo invece è stata votata dalle stesse forze politiche che oggi criticano questo nostro provvedimento, che non sarà perfetto ma che va nella direzione giusta. Questo è semplicemente un atto di giustizia. C'è chi ritiene che non sia adeguato e sufficiente, eppure chi critica in questi termini il provvedimento 5 anni fa l'ha votato. C'è chi lo critica perché ritiene che non ce lo possiamo permettere, perché l'economia del nostro paese non è abbastanza solida per permettere questa riforma, che c'è un debito pubblico che non permette una riforma del genere. Beh, noi invece riteniamo che di fronte a un sistema pensionistico ingiusto, in occasioni come queste, non ci si deve porre tante domande, ci si deve porre un'unica domanda: è giusto modificare questo sistema, sì o no? Sì, è giusto e noi ce ne assumiamo orgogliosamente la responsabilità, convinti che produrrà anche effetti positivi sull'occupazione. Noi non rendiamo giustizia esclusivamente a coloro a cui era negato il diritto di andare in pensione a un'età dignitosa. Noi rendiamo giustizia anche alle nuove generazioni che ancora in quest'anno e negli anni passati sono state costrette a lasciare il nostro paese, ad abbandonare l'Italia in cerca di fortuna altrove. Grazie a questa riforma, al di là delle critiche che sono state mosse da destra e da sinistra, a noi non interessano, siamo convinti che ci sarà un'opportunità di entrare nel mondo del lavoro per i nostri giovani o per coloro che meno giovani ne sono stati espulsi. È una grande opportunità che va colta. Noi abbiamo assunto questo impegno sin dall'inizio, abbiamo fatto la campagna referendaria, abbiamo raccolto più di 500.000 firme per cambiare questa legge. Solo la Corte Costituzionale ci ha impedito che si tenesse quel referendum, ma i cittadini hanno capito che potevano riporre fiducia nella Lega, ci hanno dato consenso il 4 marzo anche per questa battaglia e noi siamo orgogliosi che a meno di un anno da quelle elezioni siamo in grado di portare un provvedimento che non sarà perfetto, che non renderà giustizia a tutti i lavoratori, ma sicuramente è un passo in avanti. È un passo in avanti e noi lo consideriamo un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Rispetto a delle critiche che sono state mosse anche sul reddito cittadinanza, le voglio citare anche questo tema, anche se non è un cavallo di battaglia della Lega, non è certamente nel programma del nostro movimento. Noi siamo convinti che l'occupazione si crea attraverso lo sviluppo dell'economia e non necessariamente con il reddito di cittadinanza. Però non possiamo né trascurare il fatto che viviamo in una situazione difficile per molte famiglie di italiani. Ed è giusto quindi tentare di dare una risposta anche a quelle famiglie che non trovano nessuna prospettiva, con l'impegno però che questo provvedimento, come abbiamo cercato di fare con la nostra azione emendativa, porti a nuova occupazione,
Questo è il nostro intendimento, questo è quello che abbiamo cercato di fare attraverso gli interventi dei nostri componenti di commissione e questo sarà il ruolo che giocherà la Lega nell'attuazione di questa riforma. Però voglio dire che su questo tema c'è anche tanta ipocrisia. E l'ipocrisia, guardate, non è la nostra, ma è di quelle forze politiche che magari hanno varato provvedimenti tipo quello varato dal PD, che era il reddito di inclusione, ma devo dire che c'è anche dell'ipocrisia da parte degli amici alleati di Forza Italia, perché vorrei ricordare che in campagna elettorale qualcuno promise il reddito di dignità. 1.000 euro al mese garantiti per tutti. E questa persona è il leader di Forza Italia. Lo era prima del 4 marzo, lo è anche oggi. E disse in quella campagna elettorale che chi è sotto una certa soglia di reddito non dovrà pagare le tasse, ma lo Stato dovrà arrivare a erogare 1.000 euro al mese. Quindi non possiamo accettare lezioni di coerenza da chi magari in una fase concitata della campagna elettorale ha cercato di introdurre tematiche che sicuramente non appartenevano alla nostra coalizione, ma che sono state introdotte alla ricerca di probabilmente un consenso che veniva meno. Noi siamo orgogliosi di portare a compimento un impegno che abbiamo preso con gli elettori, il superamento della legge Fornero, è un impegno che avevamo preso e con determinazione e coerenza stiamo portando a compimento. Ripeto, è una partenza, ma noi possiamo dire con orgoglio che quella riforma non l'abbiamo votata e che chi oggi ci critica sono le forze politiche che l'hanno varata, che hanno avuto 5 anni di tempo per modificarla e non l'hanno fatto, governando in una fase anche della scorsa legislatura insieme. Noi votiamo questo provvedimento con convinzione, sicuri che porterà anche a maggiore occupazione per il nostro Paese, che è la vera priorità che esiste per gli italiani. Grazie Presidente.